Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Arnieri, giornata biancorossa con ingresso a 1 euro, saranno circa 2800 i tifosi presenti sugli spalti. Il Rimini arriva all'appuntamento di stagione senza Danso, Montanari, Simoncelli e Guiebre, con Palma che parte dalla panchina, centrocampo titolare si rivede Badi. Il Renate risponde con l'assenza di Guglielmotti, Quain, Rada, oltre che Piscopo e Fortunato in allenamento. Squadre che hanno un rendimento interno diverso, il Renate ultima della classe in questa classifica, ha solo 15 punti contro i 30 del Rimini fatti a domicilio, mentre fuori casa sono 23 punti dei nerazzurri contro gli 8 raccolti dal Rimini. La gara preserva, chiamale se vuoi, emozioni per i primi 18 minuti quando Calombo, servito da Variola, arriva sul fondo, ma il suo traversone al centro dell'area di rigore viene colto da Candido che spara alle stelle. Sarà questo l'unico tentativo degno di notte, il resto arriva da calcio piazzato dove Candido mette abbondantemente a lato e un'uscita di pugno di Cincilla sempre da calcio piazzato, mentre in chiusura di tempo il contropiede composto a Piccione e Volpe porta all'uscita sull'ex Frosinone del numero 1, ospite. Nella ripresa Cavezzasi blocca così Volpe dopo soli 10 secondi di gioco, ma l'arbitro fa segno di proseguire, c'erano gli estremi forse per un cartellino. Il Renate si vede solo su questo calcio piazzato battuto da Venitucci con conclusione finale di Pavan, arrivata a posizione defilata con pallone che termina sui cartelloni pubblicitari. L'occasionissima per il Rimini arriva al 67esimo e il nuovo entrato Petti lancia in profondità Volpe che di testa porta avanti il pallone, una volta incuneato in area di rigore serve a Nava il pallone dell'1-0 che il terzino spedisce da buona posizione a lato. L'alto blackout concesso alla difesa nerazzurra arriva poco dopo quando Calombo in contropiede cerca l'effetto sorpresa, pallonetto, alto. Nel finale salto di nervi a Buonaventura da poco entrato, accarezza così Priola, rimedierà un cartellino giallo. Con lo 0-0 finale, il Rimini, virtù anche degli altri risultati, disputerà il play-out con la Virtus Velco Peverona, uscita sconfitta da Gubbio, mentre il Fano saluta la categoria. Il migliore per il Rimini è Nava, sicuri in fase difensiva e Petrone lo lancia anche nei finali in avanti a cercare di aprire gli spazi. Per il Renate la solidità difensiva di Teso è da premiare, di sicuro l'unico a non essere Teso in campo.